Ci troviamo al Castello Baronale dove si è da poco conclusa la presentazione dell'ultimo libro di Guido Marcelli, appunto Cercando Kafka. Allora, questo qui è il suo terzo libro e il primo romanzo. I precedenti sono due raccolte di racconti. Di che cosa tratta quest'ultimo libro? Allora, è un libro che si ricollega direttamente al processo di Kafka. Sono un grande estimatore dello scrittore boemo e ho voluto in un certo senso rendere omaggio a una delle opere più misteriose, di questo scrittore. E quindi ho cercato di dare un mio contributo personale, modesto contributo personale, all'approfondimento di temi che sono stati trattati anche nel processo. Quanto c'è di coinvolgimento anche a livello di quella che è la sua, di quello che è il suo lavoro? Lei appunto è giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Latina. Ovviamente si tratta di un processo che non ha nessuna attinenza al processo reale. Però sicuramente la mia professione mi consente di parlare di cose che tratto normalmente, diciamo, nell'attività quotidiana lavorativa, anche perché è importante che, io penso, che lo scrittore parli di cose che conosce. E una volta detto questo, ecco, però tengo a ribadire che il processo di Kafka e il mio romanzo Cercando Kafka in realtà affrontano tematiche che riguardano la giustizia, ma senza una correlazione diretta con il nostro processo. Ci troviamo adesso insieme alla dottoressa Spacca, la quale è stata una delle relatrici della presentazione. Lei ha, diciamo, ci ha spiegato un pochettino anche quelle che sono le implicazioni, se vogliamo, psicologiche del libro. Sì, principalmente quello che ho affrontato io, anche se poi, come diceva anche l'autore del libro, questo personaggio che è così contraddittorio, così complesso, in realtà può essere visto e riletto in tantissime chiavi di lettura, appunto, può avere. Quello che ho cercato di fare io è un po' rivedere il personaggio kafkiano, facendo riferimento alla figura paterna, come figura paterna molto prevaricante su di lui, che in qualche modo poi lo ha influenzato nelle sue scelte di vita lavorative, esistenziali, ma anche e soprattutto poi anche in quelle relazionali, in quelle sentimentali. Quindi rileggendolo proprio in riferimento alla, diciamo, all'oppressione, alla dominanza di questa figura paterna che per lui è stata molto ostacolante. E quanto anche, diciamo, se vogliamo, del trauma psicologico che ha colpito Kafka e che riporta anche nelle sue opere, possiamo ritrovare anche nel personaggio del libro del dottor Marcello. Allora, in realtà quello che emerge, se parliamo insomma di trauma, se ci riferiamo semplicemente a Kafka in quanto Kafka, lui ad esempio aveva appunto sviluppato un disturbo del comportamento alimentare, come dicevo nella presentazione, perché si pensa che lui soffrisse di un disturbo di anoressia nervosa e addirittura associato con un disturbo di tipo ossessivo, quindi questo ad esempio anche limitazione nel mangiare, come una sorta di raggiungimento della perfezione attraverso la magrezza, o ancora mangiare visto come mangiare come senso di colpa, legata a queste condotte ossessive che lui in qualche modo metteva in atto per controllare l'angoscia legata proprio alla dominanza e alla supremazia di questa figura paterna. Adesso siamo con l'avvocato Virginio Palazzo, anche lui fra i relatori, anche un po' il moderatore della presentazione. Allora, è stata una presentazione molto bella, soprattutto perché ci ha dato modo di rileggere, ecco, se vogliamo, Kafka sotto vari aspetti. Beh, gli aspetti che sono quelli classici, ma anche ampliati dalla lettura e dall'analisi del libro di Guido Marcelli, che è un libro che coniuga al suo interno quelle che sono poi le tematiche kafkiane, dall'ironia, l'umorismo, la drammaticità, la varietà dei personaggi, le situazioni paradossali. È un libro godibilissimo, allo stesso tempo di grande pensiero e di grande riflessione.
Noi siamo l'associazione di Sanzi molto contenti di questa seconda esperienza che abbiamo fatto con l'associazione Libero di Libero, da poco nata ma di grande livello, come avete visto anche questa sera la conduzione, la presentazione fatta dal segretario Stefano Di Pietro, ma soprattutto la lettura dei brani del presidente Simone Di Biagio. Si è rivelato veramente un grande dicitore con tantissimi apprezzamenti. Credo che questa strada che abbiamo aperto con l'associazione Libero di Libero e anche con altre associazioni di vero valore della nostra città debba assolutamente continuare, se questi sono i risultati, perché vengono personaggi, autori di altre parti della città che vengono a conoscerla, a illustrarla, e allo stesso tempo vengono anche spettatori di altre parti della città. Questa sera sono venuti da Terracina, da Monza Bianca e fino anche da Latina.